Eccoci qua, siamo qua con Manu. Allora, abbiamo un topic bello liquido rispetto verso se stessi e ragazze. È un qualcosa, secondo me, di snobbato, ma ruota tutto attorno a questo concetto, cioè il fatto di porre la propria immagine, la propria persona, non dico superiore, però al pari della ragazza, mentre molti, adesso mi dirai tu quello che succede tra i tuoi studenti, tendono a voler costantemente inseguire e quindi a fare, ma non avere niente indietro e quindi farsi calpestare. Esatto, quindi moltissimi studenti, la maggior parte, tendono comunque a fare e continuare sempre ad inseguire la ragazza, magari anche se non ricevono nulla in cambio, perché comunque secondo me vedono questa ragazza irraggiungibile, quindi tendono comunque a farsi calpestare dalla ragazza. Sì. Tutti quanti quelli che segui? No, però la maggior parte sono così. Cioè, tutti tendono comunque a farsi calpestare e a inserbinarsi di fronte a una ragazza. Io ho sempre posto, ma questa è una cosa fortunatamente che ho di carattere, me stesso al centro di tutto. E ho sempre preferito uscire con dignità da una situazione, quindi senza strisciare, a scapito di una relazione con una ragazza che o volgarmente di una scopata. Cioè, io ho sempre preferito mettere davanti il rispetto che ho di me stesso. Ma io te lo dico perché conosco studenti e anche persone conoscenti che veramente venderebbero tutto quanto per un pezzetto di patata. Sì, è vero, assolutamente. Anche dopo magari un primo rifiuto, gli studenti comunque cercano sempre di rincorrere, di andare oltre, magari alcune volte anche facendo dei regali. Come se qualcosa cambiasse. Madonna mia, ma il regalo, ti dico, è perché credono di andare a compensare quello che non danno a livello di personalità con appunto beni materiali, ma sbagliano perché è una cosa comunque che non porta a nessuna parte. Rispetto verso te stesso cosa intendi tu? Io ti faccio un po' di esempi su quello che intendo io. Per me rispetto verso me stesso è, proprio ti do in singole situazioni. Per esempio, le risposte, l'attenzione, quindi risposte tardive, risposte, diciamo, che arrivano veramente dopo tanto tempo. Questo per me è rispetto verso me stesso, il farglielo notare in una maniera opportuna. Esatto, oppure come dicevamo anche nel topic precedente, anche non accontentarsi di determinate risposte, o comunque richiedere dall'altra parte una determinata intraprendenza, sì, che sì. Siamo anche noi, cioè... Sì, io guarda. Sì, vai. Se noi vogliamo comunque una ragazza intraprendente che faccia lo stesso che anche noi stiamo facendo, quindi fare come noi stiamo facendo il nostro 50 nella conoscenza, pretendere che anche l'altra persona faccia il suo 50. Assolutamente sì. E poi il discorso rispetto verso me stesso è rimanere credibile e rimanere costante nel livello di comunicazione che do, cioè non è che se il gioco si fa duro la ragazza magari rischio di perderla, io mi ammorbidisco o comunque mi calpesto solo perché ho paura di perderla. Se lei non ha ragione, posso anche essere disposto a perderla. Questo esatto. È rispetto, cioè anche essere disposti a perdere la ragazza se comunque non riteniamo che sia la ragazza che vogliamo, cioè va al di là, cioè rispetto me stesso in primis. Se comunque quella ragazza non mi dà quello che sto comunque cercando, volendo passare oltre. Altra questione di rispetto è il discorso del... Ecco, non presta, non ascolta. Spesso magari mi capita di interfacciarmi con ragazze che mi fanno la stessa domanda e io le ho già detto, è una cosa che mi infastidisce. Esattamente come una ragazza snob. Cioè, mi infastidisce il fatto che tu mi abbia chiesto, che ne so, cosa mi piace da mangiare, se mi piace il sushi o no, quando un'ora prima mi ha fatto questa domanda. Quindi o non sei attenta, e questa sono cazzi, oppure... Sì. Stai sentendo altre persone e là mi faccio le domande io e soprattutto poi a lei. Esatto, poi anche come ad esempio succede delle volte anche quando facciamo delle coaching su Tinder, magari la ragazza chiedono agli studenti quanti anni hai, cioè che cosa significa questo? Che neanche hai aperto il profilo per Sì, vedere sì. quanti anni ho, cioè sì, assurdo. sì.
è tutto rispetto, rispetto verso noi stessi. Altro rispetto è non farsi abbindolare dalla semplice parte estetica, e quindi non è che lei ammicca un attimo e lei mi ha. Questo è rispetto, rispettare me stesso oltre il discorso oltre sessuale. Esatto, oltre al lato estetico, cioè fondamentale, cioè non possiamo pretendere comunque come sempre questa ragazza irraggiungibile anche perché è solamente bellissima. Comunque che anche lei faccia il suo nella conversazione, nella conoscenza. Sì. Secondo me è proprio una filosofia di vita, è un modo di vedere le cose e il stare bene già con se stessi, perché molti non stanno bene con loro stessi, hanno bisogno di essere completati dalla figura femminile, esatto, al loro fianco. È una cosa sbagliatissima. In primis bisogna stare bene con se stessi, poi chiaramente vedere una figura femminile come un qualcosa in più che può darti, assolutamente, non come qualcosa che ti completi. Ok, ci siamo, sono marcio di stanchezza e per oggi è tutto. Grazie Manu. Dai, prego. Grazie. Ciao, mille.